andiamo a cucinare lo stacotto, i cui ingredienti sono carne di manzo, armone, scamone, passata di pomodoro, vino facoltativo, sale, pepe, una bella cipolla ed olio extravergine di oliva. Per cucinare lo stracotto l'ideale è usare un tegame. Una pentola sul fuoco e olio in abbondanza, vero? Quindi abbiamo fatto scaldare l'olio, adesso mettiamo la carne. Sono muscoletti questa carne. C'è chi prima della carne mette prima la cipolla e poi la carne. O addirittura chi mette la carne e la cipolla insieme. La nostra cipolla la tagliamo a pezzetti molto piccoli. Quando la carne è ben brutolata, la giriamo da una parte e dall'altra. Si gira sull'altro lato. La cipolla tagliata a strisce molto fine, sottili sottili. E voilà. Un cucchiaino pieno, colmo di sale. Grosso, abbiamo usato il sale grosso. E mezzo, sì. Abbiamo voluto abbondare. Rigiriamo in pentola il tutto. Abbiamo rosolato bene la carne con la cipolla ed è il momento di aggiungere la passata di pomodoro. Con la seconda bottiglia. Perché essendo il sugo molto buono, poi lo useremo per condire fettuccine, rigatoni. Ecco, il sugo si usa non solo per essere mangiato con la carne, ma per condirci altre pietanze. Gli agnolotti prima cotti nel brodo, poi dopo che uno si è mangiato il brodo, la mamma arriva col tegame con il sugo di stracotto e ognuno prenderà a suo piacimento e condirà. La cottura durerà circa 3 ore. È importante controllare la cottura della carne. Si mette su fuoco lento, si aggiunge acqua quanto necessita. E abbiamo riempito la bottiglia del pomodoro piena di acqua e l'abbiamo aggiunta alla nostra pentola. Quindi la carne risulta essere coperta completamente dal pomodoro e dal sugo. No comment. Una cosa buona dei romani, non male. Il piatto parla e parla romano.